Vado in ordine alfabetico per non... Enrico Bertolino. Buonasera. E Max Buonasera. Tortora. Buonasera. Buonasera. Grazie. 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 Bene. 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 Quello è... Siamo noi. Bene. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Ma grazie. Quindi a lei piaceva Piloti? Piaceva? Sì. Bene, sì. Bene. Si dà del lei al conduttore? No, io nella puntata scorsa gli ho dato, posso continuare? A dare del lei? Io do del tu. Ah sì. O io del do voi. Io o del voi. Del, no, io do del tu. A voi do del voi. A voi del voi, lui del... A lui del tu. E lui? A me. E noi. Bene. A noi. Forza, e via. Perfetto. È in linea coi tempi. Ho fatto male a ricordare questo... No, noi siamo molto affezionati perché ci siamo divertiti molto a Piloti. Noi ci siamo divertiti... Anche dietro le quinte, perché insomma. Perché? Perché con Enrico facevamo anche il dietro piloti. Sì. Il dietro piloti. Il dietro piloti prevedeva, anche perché quante guest c'erano, ogni giorno c'erano. Sì, c'era tantissima gente che veniva. Era un bar sport. Un happening. Entravano. Chi li intratteneva, sti poveretti? Chi li intratteneva? Noi. Tutti i voi. Certo. E cosa facevate? Scalda pubblico. Cioè. Sì. Facevamo i Masai, per esempio, che era molto. I Masai. I Masai è un popolo dubbioso. Popolo dubbioso, il popolo più dubbioso che esiste. Ti fa, verresti a fare un giro sugli altipiani? Fa, ma sai, non lo so se vuoi andare. E allora i Masai sono quelli. Le cose vecchie, calma. No, era bellissimo perché... Roba vecchia. Proprio era mimato, no? Cioè, a mattina alle 5. Alla mattina? Alle 5. Alle 5. Alle 5. Io dico alle 5 perché sono di Roma, alle 5. Alle 5. A mattina alle 5 i Masai sarsavano, andavano a caccia, no? Bum, 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 bum. A un certo punto quello il capo, bum, fermava tutti. Tutti aspettavano che diceva chissà che... Ma sai che pure sta cosa sarsa la mattina alle 5 mi pare una stronzata. E i Masai erano così, un po'... Ah, certo. Proprio che ragiona dopo. Bravo. Come ha detto Massimo Fini prima, dubbi, il dubbio. Sì, il dubbio, il beneficio del dubbio. Massimo Fini, così, fa indietro, senti la voce, Massimo Fini, così. Parla così. Ah, subito così. L'ha acchiappato? Sì, sì. Beh, lui. Insomma, no, pensavo... Sì. Allora lui l'ha acchiappato. Non dà la mano. No, ma quello è successo che non ti ha visto. Ma voi avete mai litigato sul set? Perché io mi chiedo sempre, lavorare in coppia ai vostri livelli, entrambi poi singolarmente con delle carriere di grande successo... Quando bisogna trovare il punto di equilibrio, certe volte può essere complicato. Lo cercavamo tutti i giorni il punto di equilibrio e non lo trovavamo mai. Mai. E questa era la fortuna nostra, perché quando trovi l'equilibrio litighi, come nella coppia. Nella coppia non bisogna mai, mai dialogare. Questa è un'altra delle stupidaggini che si sentono in giro. Mio padre e mia madre sono sposati, li saluto perché sarà mia madre che sveglia, mio padre sarà lì che dorme dietro. Ma dietro dove? Dietro mia madre. Si assopisce oramai nel tentativo di un accoppiamento da koala. Gli rimane dietro, sta dormendo. Vabbè, che deve fare? Un uomo da 84 anni. Certo. Però loro hanno festeggiato il 6 aprile 58 anni di matrimonio. Però, auguri, complimenti, auguri loro, felicitazioni vivissime. Fai conto? Che loro in 58 anni non hanno quasi mai parlato tra loro. Le coppie moderne invece se ci vuole dialogo, ci sono questi, no? Crepet, sì. Barbara Alberti, Bossi Fedrigotti, Alberoni, che io ho fatto anche una campagna, ho lanciato, no? Aiutiamo l'Amazzonia ma abbattiamo gli alberoni, che è una campagna a favore proprio. E questi dicono che bisogna fare dialogo. È una cazzata, si può dire cazzata a quest'ora, sì. Sì, sì, ma perché, ormai... Perché non si può, il dialogo non serve. Oggi con i cellulari... Senti, se hai sentito Panco e Antonia, sì, si sono divisi, come mai? Dopo 3 anni, perché? Non c'era più dialogo. E ci credo, parli 8 ore al giorno, che c'è da dire dopo 4 anni? Ma sono... Lei non sa che con me lei sfonda una porta aperta. Ecco, mi dà del lei non va più bene, allora. Io per esempio ho convissuto per un po' di anni. Quanti? Parecchi. Tipo? 8. 8? Sì, ah però. 7, 8. È finita malissimo, purtroppo. Non mi ha fatto casto d'asto perché non è no, finito. Ma tocchiamolo invece. No, no, il gosso, piace alla gente. Sto ancora soffrendo, sto ancora in fase di sofferenza. Però lo inquadriamo in primo piano che soffre. Riguardo il fatto della comunicazione, io penso che ci voglia comunque un buon ascolto, no? Siccome io sono diventato mezzo sordo perché dormo con i tappi di cera e la mia fidanzata iniziava una frase in una stanza e la finiva in un'altra stanza, sì. Io ho passato i primi 3 anni della convivenza a fare Poi mi sono rotte le scatole. E a 3 anni un giorno ho cominciato a fare... Sì, vabbè, va. Tipo Avanoni, no? Tipo? Avanoni. Lavanoni. Iniziava una frase... Perché Lavanoni come fa Lavanoni? Avanoni faceva... Non si capiva niente, no? Come la faceva Zabbani all'epoca, no? Sì, come no, iniziava una frase in una stanza... Poi dopo un po' io facevo... Vabbè, sì, sì, sì. Poi quando faceva una cosa che non capivo... Ma com'è? Ma come te l'avevo detto? E chi ti ha sentito? No, ma il fatto è che mio padre invece che adesso che ha gli apparecchi... Sì. Quando mia madre lo riprende... Sì. Lui stacca gli apparecchi e finge di ascoltare.
E la vede che lei, un mimo che le urla e lui ride. Ride, questa cosa la devasta, mia madre è devastata da sta cosa. Te credo. Ma poi il dialogo, come dicevo, è importante. Loro invece, mia madre ogni tanto tentava, faceva... E mio padre, in 58 anni il silenzio, pensa che bello. Che non mai fatte la spesa insieme. Questa storia oggi, quante coppie fanno la spesa insieme? È un'assurdità. Non si va a fare la spesa insieme. Manda lei, torna a casa, ti fa una roba da mangiare, tu gliela dai e lei ti fa... che cos'è sto schifo? E tu fai... La prossima volta vai a comprartela tu. Finito. Finito. Invece quando andando a fare la spesa insieme sei complice. Sei complice. Non ci andate mai. Lei andava a fare la spesa? Mai. Dai. Io non vado... Non mi piace fare la spesa a me. Perché io sono alto 2 metri, mi metto un fila, mi rompo nelle scatole. Mi prende la pasta in alto. Gioca a pallacanestro. Ah, cioè la fermano per dire... Sì, sì. Mi prende quella cosa. Sì, però, sì. La pasta sempre, sì, quella, sì, dietro. Come, il biologico. Come si sta lassù? Queste battute... No, allora... Lei come fa con le donne? Portami tua sorella che te faccio vedere. Una ola. Allora io, pensando che questa cosa della pallacanestro me la sarei portata per tutta la vita, perché certo, è una tassa, io guarda, paghi, un giorno scriverò un libricino per spiegare cosa passa a uno molto alto, a parte le disgrazie che... Io stavo, mi ricordo, a Maccarese, stavo a far bagno in piscina, arriva uno, si tocca, venga, e sto giù. Ma è bello, quello è bello, è uno scherzo bellissimo, che vai giù così. No, era incinta, il marito si è pure incazzato, dice, lei fai scherzi, io guardi, stavo per i cavoli miei a far bagno, questa è arrivata, che fai i conti su quanto. No, ma la cosa, lo dico per i telespettatori, il pubblico, voi penserete che lui stia improvvisando, entrambi stiano improvvisando degli sketch. No, sono cose vere, vita vissuta, i genitori di Bertolino e anche la signora che è andata a fondo a Maccarese. Io vedo un vecchio. Sì. Ai giardinetti. Dove? Che sarà stato 2 metri, ai giardini pubblici, e dico, scusi, sai, io non mi permetto perché mi rompono sempre a me, dico, le posso fare una domanda? Dico, ma lei almeno all'età sua non gli chiederanno se gioca a pallacanestro, no? Ma mi chiedono se ci giocavo, mi ha detto. Vabbè, per cui è uguale. Quindi ho capito che cambia solo il verbo. Oh! Bene. Allora, vogliamo vedere, giusto per far ricordare anche ai telespettatori, sì, della RAI e non della RAI, visto che siamo sulla 7. Lo fa lei? Lo fa io? Fa? Forza. Forza? Ci piace far costanza a noi, sì, due, eh? Facciamo costanza dalla mattina alla sera. Tutto il giorno così fa. Se divertivamo un mondo. Sì. Che posso fare? No, fate. Allora, lui fa un vecchio. Sì. Che si chiama, come si chiama? Mario Priverno. Mario Priverno, attore di uno spettacolo che va ospite da Costanzo. Sì. E io gli faccio. Non è mai andato in onda. Non è mai andato. Facciamo noi. È inedito? Nelle pause, sì, di possiamo mettere esclusivo una banda sul. No, è perché se va su YouTube almeno. Poi se lo scarica. Invece sì, mettete la banda esclusiva. Cosa avrebbe detto Alberto Sordi di YouTube? Questo YouTube. All'epoca. Sono dei pezzi che vanno in onda, ma... A Voxon. Salvatore, come si usano queste... Si accende. Si accende, si va sull'iPad. Sì. L'iPad. L'iPad. Beh, vabbè, ma comunque deve essere collegato male, perché c'era un giapponese che cagava. Ma che ne fai? Ma che cagava? Ma che storia è? Allora, Mario Priverno è un attore. Che è un attore di uno spettacolo, va ospite di Costanzo al, sì, Costanzo Show. Che però... Un vecchio attore, comunque. Molto va vecchio. Come ultimo ospite, quindi... Costanzo si è un po' assopito, manco gli frega niente di quello che sta succedendo. Vabbè, non spiego. Ok, perfetto. Sì. Questa. Ok. Attenzione. Bene, buonasera, abbiamo Mario Priverno, eccolo, grazie. Grazie allora. A lei che mi ha chiamato, qua per la testimonianza. Grazie a lei che mi ha chiamato, sì, per la testimonianza. Poi mandiamo i consigli, abbiamo Dancing Brilli, ecco, la rivolta. Ma non c'è, sono io, Priverno. Sì, pensate, Mario, è stato attore a uno spettacolo, ha lavorato con Nanda Primavera, tutti quanti. Noi facevamo la prosa, la prosa, a Medeo Nazzari. Ecco, il pieno dei Cazzari all'epoca, c'era tanta gente che non capiva lo spettacolo. Bene, dopo i consigli, forza, Mario, Priverno. Moriva, Priverno poi moriva perché cercava di spiegare cose e lui continuava. Ah, perché tornava e non... Non lo capiva mai. Ma... Beh, è divertente. Molto, ma Costanzo non ha mai saputo, a parte stasera... No, ma è una... No, lo facciamo per noi, questo. Per voi, sì, sempre nel backstage di, sì, Piloti. Sì. Io tante cose faccio per me, non ho mai fatto in vita mia, perché mi vergogno. Ci divertivamo tra noi a fare delle imitazioni. Sì. Tipo? A lui ha fatto una volta Bertinotti che ha fatto atterrare l'aereo, ti ricordi? Che l'aereo non ci facevano atterrare, allora lui è entrato in cabina e ha fatto Bertinotti che voleva far atterrare l'aereo. Abbiamo 3 per 5 minuti per favore. E questo qua, l'attore di controllo ci ha fatto atterrare.
Poi avevamo Cipriotti, però, Cipriotti. Metà del copione delle battute erano scritte, ma non le facevamo così. Questo è una cosa che denunciamo negativa, perché l'attore dovrebbe rispettare il copione. Certo. Beh, anche noi, perché ci saranno stati gli autori, immagino. Sì, noi abbiamo invece. Quando abbiamo iniziato con Roger, io facevo l'alfabeto, che io ho fatto l'aeronautica militare, no? Per cui un alfabeto me l'ero imparato. Roger, Alfa, Bravo, Charlie. Allora facevo Roger, sei Roger, e fa passami Roger. Lui pensava che Roger fosse una persona. Sì. Fa, io facevo, no, Roger, Alfa, Bravo, Charlie. Fa, a Roger, digli a Bravo che stiamo a andare. No, Bravo, Charlie, digli a Roger. Ecco, Bravo, Charlie, digli che stiamo andando perché qui è tardi. Poi gli dicevo, mi dà un'occhiata al traffico? E lui guardava fuori dal finestrino dell'aereo. Guardava, fa, può andare, comandante. Tu devi vedere, quando io montavo in aereo, la gente faceva così. Si spaventavano. Sugli aerei vecchi. Sì, perché pensavo che andavo a pilota io, no? Aspetta una cosa, Bertolino, lei dove è nato? Io sono nato a Milano. Milano. Milano, sì. Tortora. Roma. Roma. Quindi non è vero che milanesi e romani non possono, cani e gatti nell'ambiente dello spettacolo, rivalità, incomprensioni. Anzi, abbiamo imparato, penso, l'uno dall'altro determinate cose. Io ho imparato che a Roma ci sono delle frasi che lui diceva all'improvviso e che io non riuscivo a resistere. Una volta si è incazzato, scusate, si è arrabbiato e ha detto, sì. Ma che stiamo a fare, Billy e Romigioli? Io su sta roba mi sono caduto. No, Billy e Romigioli erano due di due artisti di Amano Spettacolo, che chi c'ha una certa età se li ricorda. Uno era Billy Riva. Billy Riva. Quando io me ne uscivo con delle cose romanesche, lui a volte rimaneva, non capiva, no? Perché io diceva, che stiamo ai tempi di Chicchennino, ho detto una volta. Allora, cos'è questo Chicchennino? Stoppiamo tutto, perché capiva, poteva rispondere, no? Ma poi lo metteva dentro nella recitazione, per cui molte le prime puntate di Piloti mandavamo come coda gli errori, che erano spesso più divertenti dell'episodio. Lui diceva, che famo, che sta fa, per Dubreccole? Che sono queste Dubreccole? Io guardavo, cosa sono? Devi spiegarmelo. Che sono le Dubreccole? È romano, a Bricola. Boh, venivano per volta perché non si capisce niente. La breccola che cos'è? Carboni. No, voi mi prendete un attimo in castagna. La breccola sono i sordi, no? Sono il i sassi, sasso. Ah, il brecciolino. Sì, però quando c'era pure il breccolo, pure i sordi. La ghiaietta sarebbe. La ghiaietta, la ghiaietta, sì. Ah, quindi che stiamo a fare Dubreccole? Dubreccole, sì. Poi lo portavo in giro per Milano e cercavo di farlo. Sembra un minusabe, se lo portavo in giro per Milano. Lo portavo in giro per Milano. Io oltre l'albergo che mi ero fatto pagare, il più bello albergo che c'era. Sì, diciamo, bello, molto bello. Tipo? Si può fare pubblicità? Sì, non lo so, dica. Ormai tanto, magari ti accolgono, ci danno la suite. Sì, io mi ero fatto mettere, insomma, in un bel albergo, il Principe di Savoglia, che è Milano, insomma. Acciumbia, è un gran, bravo, come insomma, no? Insomma, che stiamo, 3 anni di vita a Milano, che faccio? Vado a dormire in pensione. No, per carità. E poi usciva da lì e si con faceva... Con letto lungo. Certo. Si è fatto mettere il letto solo, suo. Solo io ce l'avevo. Meraviglia. Mi hanno dato il letto lungo, però mi hanno rinfacciato per 3 anni. Sto fatto Ma lei lo andava a prendere al Principe di Savoia? Andavo a prenderlo, portavo fuori a conoscere la vita milanese e ad adattarlo ai tempi e ai ritmi. Ad esempio il fatto che tu, quando ti siedi, ti vengono subito a servire al ristorante. Sì. Che è noioso, è terribile. Perché tu devi avere il tuo tempo, no? Poi tu metti il culo sulla sedia, dica, allora? Qualcosa. Invece da noi, poi vai a portare il pane, Ma io qua... Tanto pensateci un attimo. Esatto. Io a Fiumicino, prima di partire una volta, mi ha portato un autista che mi ha portato a Fiumicino, e dice, guarda, l'aereo è in ritardo, io vorrei mangiare qualcosa. Mi ha portato dietro Fiumicino, c'era una serie di piccoli ristorantini. Sì. Io sono entrato in uno di questi e ho fatto il milanese, cioè ho sbagliato. Sono entrato dicendo, scusi, guardi, io ho l'aereo tra un po'. Cosa si può fare di veloce? Questo si è girato e fa, gli famo il conto al signore? È volta che non mangi più. Via. Ed era giusto, aveva ragione lui. Aveva ragione lui. Si è storto. Ma lei ha ricambiato il favore, ha portato in giro Bertolino per la Roma. Le poche volte che viene, perché lui non viene molto spesso a Roma, lui è un grande lavoratore. Sapete che Bertolino, oltre a essere un grande attore, è anche un manager, è un uomo che fa delle cose che io... Fa campa, insomma, deve campare. Non saprei neanche da che parte si inizia a fare quelle cose. No, beh, faccio corsi di qualità del servizio, faccio consulenza, formazione. Qualità del servizio. Non ce la vedo. Insomma, no, invece ah, giusto, manco sa che cosa. Invece ne potrebbe fare perché lui è un cliente esigente. Lui esige. Su quello lei esige? Esige. Lui è esigente. Cioè, che cosa fa? Allora, innanzitutto in albergo le uniche due cose che dovrei fare non me le fanno fare. Lavarmi e dormire. Perché? Nelle vasche o me lavo il sedere o me lavo i piedi. Ha ragione. Ma c'è la doccia piccola, però. Piccola. Qua mi arrivava. Un paese di piccoli, gente piccola. Abbiamo... I letti. Con i letti c'è cambio canale di solito, quindi ho bisogno del telecomando.
È brutto anche da vedersi nel letto piccolo lui. Le uniche due cose che io dovrei fare, ma in tutto il mondo, perché non è una cosa nostra. Io vado, ho viaggiato, insomma, sono in giro, e questa cosa è in tutto il mondo. Le uniche due cose che si dovrebbero fare non si possono fare. Califano cosa avrebbe detto? No, no, posso? Aspetta, mi si è rotto un dente l'altro giorno. Si vede? A Califano? No, a me. Ah, a lei, scusi, no, non avevo capito. Ho capito, allora Califano si è rotto. Siccome Califano lo faccio tutto con la bocca si aperta. Vede il dente rotto. Si vede il non dente vorrei rotto. Che si vede. Fallo così, fa Califano preoccupato. Eh? Lo fai così. L'altra sera hanno fatto una puntata sugli alieni. Sì. Perché. Dove? Non mi ricordo. Quando? Ma lui io non c'ho zapping. Io faccio sì. Zapping, però c'ho solo la TV generalista, perché sì. Non ho mai messo. Non mi piace avere rate. Le parabole. Ragazzi, sì. Allora stavo vedendo questa puntata sugli alieni. Stavo sì. Pensando, pensa che meraviglia se avessi potuto fare Califano rapito dagli alieni, risate. Perché io ho tutte le cose che non ho potuto fare e non ho fatto in tempo, no, che non farò più. Perché no? Che fine carriera, che sei prima. No, ormai è finito. Tipo finito. È vero che lei accarezza, non so se posso dirlo, magari lo vorrebbe fare con Bertolino. Oddio, che t'ho detto? È vero che lei accarezza l'idea di fare una fiction che si chiama Clint Eastwood contro Paolo Stoppa? Altissima vabbè. Qualità, ragazzi. Ma perché con Lillo pure, le parlavamo l'altra sera, parlavamo con Lillo di Lillo e Greg. Con Lillo e Greg, sì. A lui piace molto questa cosa, forse un giorno la faremo. Pistolero che entra... No, questa è una fiction dove bella. Praticamente i due pistoleri, sì. Il gestore del saloon parla con la voce di Paolo Stoppa, sì. e invece il pistolero, il fuorilegge che entra, parla con la voce di Clint Eastwood. Certo. E non si incontreranno mai, perché ognuno fa la sua. Come no? 30 secondi, come se lo immagina un dialogo? Bellissimo, perché arriva tutto impolverato il Clint Eastwood a cavallo, tutto sozzo, pieno di sabbia, perché è stato nel deserto, insomma, accaldato, assetato. Mette il cavallo fuori, entra, boom, si apre il saloon. Sì. Si apre il saloon. Tutti si azzittiscono, i ballerini smettono di ballare, quello leva tutte le bottiglie, dice qui fa un po' se spara, stiamo attenti, che chissà che succede da un momento all'altro, quelli che giocano a poker si abbassano ancora di più il cappello, stanno così, e il gestore del saloon, che è l'unico che non c'ha paura, sta dietro al bancone, arriva Clint Eastwood e gli fa, ehi vecchio, vorrei una stanza e un bel bagno caldo, ma che ti vedi adesso, ma piuttosto leva quel cavallo che qui portano via. Bene, questo è bello, questo È geniale. Ma capisci che... Tu capisci che in tempi di magra, se io mi presento da un produttore con sta fregnaccia, dice guardi, torto, la lasci perdere, continua no, a fare... No, perché invece no, si fa. Noi dobbiamo fare pure corazzieri. Cioè abbiamo corazzieri messo. È bello. Vogliamo fare corazzieri. Una nuova fiction. Tutte robe alte. Cioè... Vabbè, tu ma avete pensato? Magari sì, invece... Tu sai che Piloti nacque anche dall'esigenza. Quando io dissi a Max, e questa è storia... Vedendolo a Convention, un programma che giravamo a Napoli, lì ci siamo conosciuti e gli dissi che secondo me il suo talento, e non lo dico perché qua è un talento puro di un grandissimo artista, e non un caratterista semplice, ma un artista che colora, che dipinge, e allora gli ho detto ma perché non facciamo una cosa insieme? E fa no, non si può fare, io non ci voglio, siamo troppo alti. E allora gli ho detto ma pensiamo a qualcosa, e due che stanno sempre seduti chi sono? I piloti. E quella è stata una delle basi per cui è nato. Facciamo una cosa dove possiamo stare seduti molto del tempo. E invece poi ci hanno fatto alzare sempre. No, quindi, ma poi la cosa bella... Io pensavo, per esempio, sarebbe molto bello corazzieri, perché sento avviati tutti e due verso l'incontinenza, sai, stare in piedi per tante ore... Col catetere. Ma è tutta la sera che sento parlare male di una certa età. No, io sono felicissimo. Ecco. Lei quanti anni ha? Io ho un 51 anni quasi a luglio, per cui ce n'ho una cinquantina, sono nel cinquantesimo. Lo devo dire pure io? No, che te ne fuori? No, fregate. A me mi stanno a cascare sta parte solo qua. Questi no. Come Fassino, ha visto che Fassino solo da una parte? Solo questi stanno a cascare, non capisco perché. Ho fatto la cura. Quale? Poi mi sento un certo friccicore nel cervello, mi stanno a crescere all'incontrario i capelli verso te. Il bulbo. Non è che Bertolino le ha portato il guaranà? No, io l'ho portato una volta, Guaranà è roba seria. Lo devo dire ai telespettatori che Bertolino va spesso in Brasile. Sì, perché mia compagna è brasiliana. Anche, lo fa anche per motivi... Anche umanitari. Umanitari. Grazie, sì, e quando torna agli amici porta il guaranà, che è una sostanza naturale. No, perché te non ti serve. Non ti serve. Lei, ecco, gli ho se porto il guaranà lo trovo come un geco attaccato al soffitto. E gli porto il guaranà uno come lui. Allora, facciamo una cosa. Per vedere un po' di clip, perché anche... Come dire, dare a voi due la possibilità di far vedere al pubblico che cosa avete preparato, immaginando di stare qui con me per un po'.
fa vedere delle cose nostre? Sì, io. Ne dico, ma voi avete preparato delle cose? Siete venuti così gratis? Ma che abbiamo fatto fino adesso? No, siamo improvvisatori. Poi a me non ci mette le lettere. A tutti quanti le dai lettere. Fa posto. No, non lo faccio il mosaico. Cassa! Subito dopo la pubblicità, grazie. Stavamo disquisendo, in attesa di tornare in onda, sul fatto che Max Tortora, nella valutazione che ne ha fatto Enrico Bertolino, ha un po' di Jean-Paul Belmondo. Sì. Eh? Sì, molto. Beh, io ti dico anche come nasce questa somiglianza, sì. Perché io sono cascato dal seggiolone da piccolo, ho sbattuto, mi sono rotto il naso, e quindi io a 6 anni ne dimostravo 51. Ah, che bello. C'avevo il naso così già, non ci ho mai avuto la faccia da bambino, c'ho la foto della comunione col naso aquilino. Nato vecchio, sì. E quando mi ha qualche amica mettevo nel primo cassetto del mobile del salone perché mi vergognavo. Mm. Però tutte le amiche di mamma dicevano, però quanto somiglia a Jean-Paul Belmondo, da bambino, quello c'aveva 50 anni, io c'avevo 6. Quindi ti puoi immaginare. Qual è la caratteristica per Torino di Jean-Paul Belmondo degli anni d'oro? Che trombava a nastro. A nastro. Trombava a nastro. Sì, ogni volta che passava una... La timbrava. La timbrava. Sì. Che bella immagine. È subentrato lui Cassel. Adesso quello Vincent della... Cassel. Sì, sì. Ma è sposato... cioè, che vuol dire? Che adesso uno che è sposato non può... Tu immagina che a un carnevale io fui vestito da principe azzurro. Sì. Con la tutina? Con la fascia del Belmondo. Sì. No. Il cappello con la piuma. Sì. E la calzamaglia col pacchettino che si vedeva. No. E hanno preteso di mandarmi a una festa delle ragazzine che avevano organizzato la festa. Che cosa le hanno fatto? Ci hanno ritrovato a me e i miei fratelli carabinieri dopo 3 giorni. Perché sono scappati. Mio fratello da Torero, poraccio. No. Ne è troppo. Tu pensi che a me portavano invece le mascherine a Milano vestito da Brighella, che è una maschera che non conosce nessuno. Per cui arrivavo lì, sono Brighella, fa emo. Gli arlecchini mi pigliavano per il culo tutta la vita, subito, non mai più andato in costume, odio il carnevale ancora oggi. Brighella che maschera, di dove? Vedi, è una maschera strana, giuro, non me lo ricordo. Un fornaretto, sembra un cameriere. Ma sì, ma sarà anche da commedia dell'arte, ma era un costume che c'era di mio fratello, per cui me l'hanno passato a me. E allora mi hanno convinto che era una maschera famosa, solo perché l'avevano preso per lui non lo voleva, l'ho messo io. Però non è corretto. Io amavo molto Zorro. Anch'io. Zorro? Sì. Io mi sarei vestito sempre da Zorro se era possibile, ma ogni anno mi dovevano cambiare sto costume, non si capiva perché. Io c'avevo il mio Zorro che era tanto bello, stava lì, aspettava. Mi fate venire in mente che dopo di voi, nel prossimo spazio, vedere, credo, Roberto Formigoni nei panni di Zorro, ma è un'altra cosa. Vogliamo vedere, però, visto che abbiamo parlato di piloti, vedendo una clip da questa sitcom, che mi auguro che la Rai, che ha nel cassetto 180 puntate non trasmesse, 180, prima o poi... Quanti saranno? 110. 100. Vabbè, sono 100, sono 4 mesi, di quasi una stagione. Vediamo, va, piloti. Speriamo. Max Tortora e Enrico Bertolino. Bertolino e Tortora. Tutti e due, guarda. Control tower, ready to take off, prepare. Prepare? L'ha inventato lei? No, prepare, preparate, prepare. Senta, un po' di tempo che io volevo chiedere, ma come va con sua moglie voi? Sempre letti separati, come al solito? Conti, lei è malinformato, il letto è sempre stato uno, il suo. Io dormo in garage. Sì. Però in cucina sta migliorando. Ieri sera una cenetta, 18 portate. Oggi infatti un po' male ce l'ho. 18 portate? Mal di stomaco? No, mal di gambe, mal di piedi, avanti e indietro portate. Non mi dica ancora che ha fatto servire a tavola un'altra volta e gli ha fatto mangiare avanzi in cucina da solo. Ma gli avanzi li dà il cane. Però ieri sera è stato male. Che impara, vedi? Boots Rivers, come no, si chiama? No, c'è un Labrador, non è Boots Rivers, è una canzone. Com'è il Labrador? Ma dai. Benvenuti a bordo della Pigeon Airlines. Io pilota, lui copilota. Lui copilota. Io pilota. Comandante, non si sforzi, loro non capiscono l'italiano. Ah, non capiscono, ma potevi dire prima. Complimentix, bella invenzione il copilotix, così come la pestracci. Vedi, belli capelli, vedi. Sì. In effetti ha ragione, non è un gran nome. Dovevo chiamarlo Cialtronix, è una cosa che sostituisce lei, non copilotix. Sì, ride, lei si è venduto alla concorrenza. Buongiorno, pilota, copilota, lui. Attento, trattenga la video, perché... Quello deve essere il gran capo, sì. Ma questo confermo con i mocassini. Splemia glumi anche a lei, signora. Guarda quanto è buona vista. Tipo, ma perché non mi lasci la maglia qua e te ne vai a Tokyo? Prima di tornare a Tokyo, dovrei passare a trovare mio padre, Ricunio. Allora, il giapponese è simile all'italiano. Sarà il dialetto di Cuneo, splemia glumi. Si è capito lui. La cosa bella... E che arrivavano tutti attori bravissimi,
tutti attori bravissimi, arrivavano le guest. E le nostre datrici, questo Gisella giapponese Murinato. Era bravissima, bravissima, mo, questo giapponese. Ma visti i giapponesi? Ma tu lo sai che io stavo andando in America, no? Io qualche giorno fa, posso raccontarla sta cosa? Prego. Vado in America. Che è una cosa tragica. Purtroppo è una cosa tragica, non c'è da ridere, però pensa una volta e me muovo io che faccio scoppiare 4 centrali nucleari e lo tsunami. Vado. Ah già, perché lei doveva partire? Io stavo andare in California, a Los Angeles, compro il biglietto, pago per l'albergo, tutto quanto, accendo il TG e in arrivo sulle coste della California una leggera nube nucleare proveniente dal Giappone. Leggera, una leggera nube nucleare, sì. La costa è monitorata, sono andato all'Alitalia, mi sono fatto i esordi, ci ho rimesso un 600 euro per lavoro? Per lavoro, perché andavo lì, perché sai che io ho tutte le ambizioni. Non so, come no. E sono rimasto qua. Oh, Tortora, lei non ha mai fatto, diciamo, se non perché ha trovato dei personaggi, non sì. ha mai fatto satira politica? Beh, no. In quanto tale no, cioè no. Ha trovato dei personaggi della politica o dell'attualità, sì, cioè sì. penso al ministro Bondi, ex ministro Bondi, sì, penso sì, a Michele Santoro, però sì. non ha mai scelto di fare... No, no, perché quando noi facevamo, perché io c'era lui che conduceva e faceva anche molti pezzi dentro la trasmissione. Sì, di, a Bulldozer, dice. No, prima. Convention. Convention. A convention, sì. Sì, mi trovai a fare, era più varietà, non si pensava molto alla satira. Poi certo, ce la buttavamo dentro, per carità. Bondi-Boldi era bellissimo. Bondi-Boldi, sì. Forse dopo abbiamo un contributo. Prima però, invece, sì. rimanendo nell'ambito politico, vorrei che lei, dovremmo avere... un contributo di Prodi che Bertolino ci vuole spiegare di che. Allora, innanzitutto parto dal presupposto che io e Prodi siamo, non dico amici perché l'amicizia è un'altra cosa, siamo conoscenti, ci siamo conosciuti. Io lo andai a incontrarlo quando era a Palazzo Chigi al 2006 e lui mi invitò tramite Enrico Letta, che è un nostro amico, e mi disse vieni a trovarlo. Io dice no, sono un comico, non deve entrare a Palazzo Chigi. E invece poi guarda cosa è successo con gli anni, no? Intendo dire, cioè... E sono andato io. No, no. Sono andato e ho capito che non avrebbe funzionato. Prodi? Sì, perché l'ho trovato che lavorava. Cioè lui era dentro che lavorava con le maniche tirate su, fermava le leggi, tutte quelle cose. Passami il faldone. E gli altri che lo guardavano. Gli altri lo guardavano, tutti i commessi disperati perché non riceveva nessuno. Se tu vai ora, dice, scusi, c'è il ministro, sì, di là, il trenino, si accodi al trenino, vada, lo segua, li trova di là. E io quando ho visto lui ho detto, Romano, professore, lei è inadeguato qua. E infatti ha delle cose che anche nella comunicazione, io mi occupo di comunicazione, lo sa benissimo, caro Piroso, e da anni, anche perché faccio questo lavoro con le aziende, con le persone... La formazione dei manager. La formazione dei manager prevede anche la comunicazione non verbale. Noi italiani, quando parliamo un'altra lingua, spesso abbiamo delle difficoltà e allora ci muoviamo con i gesti. Quando vedi in aeroporto, no? C'è quello che va... Noi ci hanno detto che l'inglese non serve da piccoli, che basta parlare la tua lingua lentamente a voce alta. Sì. Che ti capiscono. Infatti negli aeroporti spesso vedi quello che fa... Sorry, do you need any information about your flight? Ci parlo io. L'aereo! E mimiamo, noi mimiamo con le mani, no? Quando mimi una cosa, cioè in un aeroporto internazionale, questi che decollano, fingono anche il decollo... ti arrestano perché col terrorismo ti portano via. Cioè, noi dobbiamo cambiare e soprattutto se impari la lingua devi avere una gestualità coerente. Allora qui Prodi in un accenno di un filmato di repertorio che abbiamo trovato sì. abbiamo dimostrato che spesso quando noi parliamo e ci concentriamo sulla lingua non c'è la gestualità coerente, come se io dicessi oggi parlerò di tre obiettivi. Ah, come fa ogni tanto Di Pietro dice le cose che sono mi interessano sono tre e mette cinque e la gente a casa dice allora tre o cinque cos'è che fai? Sì. Vediamo se vuoi vedere questa clip, sì, ti faccio vedere vediamo, dov'è il contrasto. Sì, vediamo Prodi Bertolino qui parla nella Comunità Europea quando era presidente della Comunità Europea sì. in inglese sì. But don't forget that we need also to give another step, another impulse the Galileo project. Quello che hai visto qua. No, scusate, la voglio rivedere allora, perché però, guardate il momento in cui c'è una gestualità. Già l'ho intervistato in un outlet, sembra che sia in tutti quelli normali c'hanno dietro le bandiere, a lui gli ha messo la gente che cammina o che fa le pernacchie. Veste è un italiano, per cui noi siamo il paese della moda. La sì. cravatta sembra un cobra morto che gli hanno attaccato al collo. Io non capisco chi l'ha vestito. Però andiamo a vedere la gestualità. La mano. La mano, seguite la mano. Rivediamolo, grazie, scusate.
But don't forget that we need also to give another step, another impulse to the Galileo project. Io ho guardato su tutti i vocabolari. Su tutti i vocabolari. Lo step non è questa roba qua. No. Lo step, se leggi un vocabolario, è step of a stair, il gradino di una scala. Sì. Three, four step into the garden, tre o quattro passi in giardino. Sì. Ma se tu vai alla comunità europea e viene fuori una deputata olandese e gli fai, oh, what a beautiful day, why we don't go to the three, four step outside? Questa ti prende a schiaffi e ti arrestano in Alsazia. Per cui bisogna, a mio avviso, ecco, noi su questo abbiamo fatto altre inchieste, altre cose, abbiamo visto, Prodi è stato uno dei soggetti, ma poi abbiamo fatto gli allenatori di calcio. Abbiamo studiato un po' come gli italiani all'estero parlano le lingue. La lingua più importante da parlare è il tedesco, che è più facile, perché è una lingua nata per i comandi. Cioè tu il tedesco, che vai con la Merkel, quella povera donna che si chiama come la fettatrice, insomma. La Merkel, quando è andata a Trieste, che aveva appuntamento con Berlusconi, dov'era lui? Era dietro il monumento. Sì. Ve lo ricordate, no? Sì. Lei è arrivata, e lui era dietro con Cichito. Un uomo di 74 anni, che viene fuori e fa cucù. Ma infatti... E lui ha capito, se lo faccio io a mio nipote, mi fa, ma zio, sei ricoglionito. Se voi ci fate caso, le più grandi disgrazie avvengono al nord, per quello. No, perché? No, tra l'altro... Perché? Che discorso, che c'entra questa cosa? Scusa, abbi pazienza. Sì. Le stragi, le cose, cioè, la comunicazione è importantissima. Al nord. Insomma, è un bergamasco che entra dentro una cosa e dice, adesso se entro 5 minuti mi date tutti i soldi, sparo. Ma che cazzo che sparo? Se non gli crede nessuno, non gli crede nessuno. È vero, sempre a Romano, dammi tutti i soldi, oddio, oddio, tutti. Sì, è vero, sì, cioè, è più credibile. La comunicazione è quella. Più credibile. A parte che lei ha citato i tedeschi davanti all'ex ispettore Derrick. Vabbè. Non farai mai carriera nella polizia. Ma che ce l'hai? Ma scusi, aspetti, chi era il suo partner? Quando lei faceva la parodia di Derrick, sì. Lei faceva l'ispettore, sì. Poi c'era l'assistente dell'ispettore del telefilm, sì. che lo faceva... Nella prima versione Max Giusti. Cos'è che è successo due settimane fa con le Iene, per cui lei si è... No, ma io non è che mi sono arrabbiato, però ho detto, sai, dopo quasi 30 anni di carriera, le Iene mi hanno fatto lo scherzo, sai, quando vengono nel foyer del teatro, dico, sai, lei, dicono una parolaccia, no? Io ho capito che era... Però lo scherzo, senza quello, mi hanno fatto due volte, perché nel sottopancia mi hanno scritto Max Giusti. Ma perché non l'hanno fatto a te? Che ti offendi? Ha capito, tu prova ad andare da un produttore a chiedere allenamento e ti scambiano Menardo, dice ma scusi, torni... Bravo, bravo, come potrebbe succedere a Tortora se Tortora insistesse nel fare Celentano, sì. In una versione che credo non abbiamo mai visto, la possiamo per cortesia... Non quello qui a NDP, no, Celentano. Truccato. Vabbè, ma lei non sa, ma lei non sa qual è. Prego. Oddio, che è? Ma che bei fiori, che meraviglia, non sapevo che fossi un appassionato. No, questa è mia moglie Moira che è appassionata, per questi sono dei cromosomi bellissimi che ha preso qui vicino. Sono margherite. E poi abbiamo un ictus qui all'ingresso che è veramente, peccato che non lo possono inquadrare. Vabbè, sarà un cactus. Comunque, scusa, Adriano, sì. Hai detto tua moglie? Moira. No, Moira, Claudia Mori, Adriano. Allora io mi dicono che sono rincoglionito, ma tu no. Pure. Perché ogni settimana ti devo rispiegare. Mia moglie? Sì. Claudia Mori. Moira Orfei. No. Oler Togni Medrano. Benedetta Mazzini in Celentano. Ma no, ma non è così. Ogni vabbè. Settimana rifacciamo tutto. Cantiamo un po', ti va di chiudere in bellezza con la musica, la tua musica? Sì, però siccome tu. Mi fai scherzi che cambi le basi, eccetera. No, io mi sono portato tutte le parole, così stavolta andiamo proprio. Bravo, tranquilli. Così non ci possiamo sbagliare. Ecco, guarda, dai. La canzone è una delle tue più famose, sì. Ok? Sorpresa? Dai, a sorpresa, okay. Tanto figurati se non la riconosci. Senti qua. Questa la facciamo. Cavallo Moira. Di battaglia. E poi la vai, Adriano. Questa è la storia. Scusa, non... Guarda, Federica, scherzi a parte, sì. L'hanno fatto anche no. Qualche sera fa, è molto divertente. No, vai là, è un uomo anziano che sta tranquillo no. A casa a leggere i cavolacci Adriano, suoi, scusa, lo lasci in pace e non fai scherzi inutili. Ma perché ce n'era una sequenza? No, nasce questa cosa perché lui una volta sbagliò dal vivo nelle parole di una sua canzone...
questa che poi vabbè, non è che lo facevo bene perché sembravo Frankenstein. Per il trucco? Sì, io con i capelli davanti sembro Frankenstein. Oh, uno dei suoi cavalli di battaglia, prima di tornare da Bertolino, sì. Che a me piace molto, grazie. E anzi, lo so che l'abbiamo mandato in tante versioni, però io lo rifarei rivedere perché trovo che l'abbinamento bravura di Tortora, bravura del personaggio, ma che ha un rovescio della medaglia che è insospettabile quando sta davanti alle telecamere. Vi siete persi? Perfetto, anch'io. Vediamo il contributo su Luciano Rispoli, per cortesia, ah! Grazie. No, lo so, avevo detto di no, ma invece sì. Classe pura. Sì. Vediamo chi c'è, chi sì. viene a trovarci, perché sì. ancora non vedo nessuno. Sì. Chi c'è? Asia Argento, eccola qua, Asia. Eccola qua, io non la vedo. Accomodati, come stai? Ma dove grazie, sei Asia, bene. Puoi metterti qui. Qui dove? Come sei elegante. Qui grande dove? Successo con questa bella trasmissione di Adriano Celentano. Allora, lo sai che una volta, quando mio figlio era piccolino, gli ho fatto vedere una foto tua con tuo padre. Gli è venuta la vermina. Dottore, che... C'è? Guarda, mi ha sentito anche la mia madre da un sacco di botte. Ma che fa? Alien! Ma moriamo ammazzato! Dottore! E allora un bell'ospite musicale. La prego! Bell'ospite musicale, perché è pazzito completamente. Direi, accomodati al pianoforte grigio, non quello bianco, neanche quello, ne quello grigio, quello al centro. Chi è? Chi è questo? Che sei ricoglionito, Fred Bongusto. Pensate che Fred Bongusto, sì. insieme a Peppino Di Capri, che negli anni 60 ci ha fatto due... Senta, dottore, allora, non si capisce. Che cosa ci capisce? In questa puntata canterò spaghetti pollo in salatina con una tazzina di caffè a mala appena riesco a mendere giù. Ma malissimo. A Detroit. Dottore. Allora guarda, quella è la porta, fai 200 metri, c'è il cesso e lì c'è Detroit. E batterà direttamente a fare. Era giocato sul fatto che lui era molto affettato, molto educato. Allora abbiamo anche... è venuta a trovarci Rita Levi Montalcini, che meraviglia, molto simpatica, una donna anziana, siamo tutte e due persone molto anziane. Ecco, i capelli dove se li fa? Circotogni, curiosità. È la domanda. Prima volta che mi capita una cosa del genere in una trasmissione televisiva. Così. Ma io so Margherita Hack che ha detto l'altro giorno. Che mi sono perso? Ma indica me. Perché no. indica? Perché io guardo Bertolino. No, perché dice sul nucleare. Sul ha nucleare detto. Che ha detto? Se l'uomo non avesse rischiato saremmo ancora all'età della pietra, ha detto. Quindi a lei va bene tutto quello che sta succedendo. Ma lei non è rapito dal fatto che se lei dice un nome lui è... Ma lui è... Beh, ma perché questa è sua abilità. Meriterebbe un titolo di giornale. Più di uno. Più di uno, perché uno dei... cavalli di battaglia degli spettacoli di Enrico Bortolino è la rassegna stampa. Sì, che deriva, che viene da Globe, Buonanima, da un altro programma. Che Rai 3 non trasmette. No, che è finito. Che è finito. È finito contrattualmente dopo 5 serie, 107 puntate, 5 anni di edizione, no, 10 serie, perdon. E però avevamo un momento finale, dato che ci dicevano che andava in onda tardi. Sì. Cioè, Globe è bello, ma è tardi. Allora la gente. Noi mettevamo alla fine una cosa per tenerlo su, grazie a Luca Bottura, che è un autore che ha scritto bravissimo. Con me questa cosa. Abbiamo messo in piedi la rassegna stampa dei giornali finti, però vi posso garantire che alcuni di questi giornali finti poi sono diventati veri. Ad esempio, se posso titolare, dirlo, è uscito il 18 febbraio scorso, Libero titolava a tutta pagina Bocchino Amaro. E uno dice, ma è vero, è finto? Era vero, era vero. Per cui noi spesso mandavamo giornali finti, dicevano la mattina dopo, dicevano... sono veri e viene fuori delle interrogazioni parlamentari sull'Osservatore Romano, l'Avvenire. Allora noi ci siamo un attimo fermati, ecco. Però questi giornali ne abbiamo fatti ad hoc, ho chiesto a Bottura di farcene alcuni. Sì. Se vogliamo vederli io ve li descrivo. Va bene, prego. Allora vediamo che cosa esce sul Corriere della Sera. Penso che sia il primo. Aspetti, Sì, sì, ma è potente. Eccolo qua. Berlusconi, IPM, Ciccio Bombo, canoniere con tre buchi nel sedere. Questo vediamo, andiamo a vedere il dettaglio, ecco, nuova linea difensiva, Rubi e Vergine, anche se incinta, lo Spirito Santo quel giorno era al Consiglio dei Ministri. Nuovo show del Premier a Palazzo di Giustizia, poi suona Bandiera Rossa facendo le pernacchiette con le ascelle, Folle in delirio. Cioè, questo è un momento. Poi c'è il fondo di Ferruccio De Bortoli, forse sta esagerando, che lo vediamo, eccolo là. Forse. Andiamo a vedere prossima pagina. Non me li ricordo perché li ho messi in sequenza prima, comunque no, adesso prossima. Arriveranno? Sì, sì, ci siamo. La rassegna stampa dovrebbe avere... Dovremmo vedere La Repubblica, credo, perché sui monitor... Sì, no, c'è il giornale. Anche Bersani beccato con una escort, eccolo qua. Ha solo 15 anni e meno di 100.000 chilometri. E adesso come la mettiamo? Come la mettiamo che i moralisti della sinistra? Intanto il Premier risponde alle nuove accuse di Nadia Macri, la ragazza che l'aveva accusato di fare il bunga bunga cambiando partner ogni 5 minuti. È una montatura, dice. Anzi, sono molte montature.
Dopo quella Belpietro ha tentato anche la Santanchè. Ignoti le mettono uno specchio davanti al letto perché appena sveglia si veda senza trucco, ricoverata in stato di shock, se la caverà. Il consiglio di Sallusti, sempre pacato, froci. Eccolo qua. Andiamo avanti, è molto pacato. Cioè, andiamo avanti con una pagina nuova. Questa, eccola qua, abbiamo sorrisi e canzoni. Matteo Renzi conferma, sarò velina. Eccolo qua. Il sindaco di Firenze, in esclusiva al nostro direttore Signorini, mi metto in gioco per dimostrare che il PD non solo sa dire di no. Ricci mi ha promesso che in futuro potrei arrivare anche a fare l'interno del Gabibbo. Questa è una nuova idea. Andiamo oltre. Abbiamo questa Repubblica, lo strappo di Maroni, via dalla UE. Ecco, questa è vera. Questa è Repubblica di oggi. Sì. Lo strappo di Maroni, uè, cazzo, già un'idea, no? Ti dà l'idea, chiamalo lo strappo, dici un'altra cosa, napoletano impensabile, impensabile lo strappo, rottura di Maroni sui profughi dopo il no di Bruxelles. E questa è una pagina vera. Continuiamo. Abbiamo, ecco, il Messaggero, sorpresa, il processo breve finiva ieri. Passa alla Camera il nuovo ordinamento, chi giura sui propri figli sarà assolto senza altre domande, salta l'emendamento che obbligava i PM a svolgere le requisitorie in ungherese, soddisfatto il PD. Decisivi voti dei responsabili, Scilipoti si schianta con la Ferrari nuova mentre raggiunge Montecitorio. E vabbè, questi sono tutti dei pezzi. Abbiamo l'ultimo. Mario Orfeo, il fondo è obiezione da Tiffany. Certo. E poi abbiamo una cosa che però, caro Cantonello Piroso, ti tocca un po' da vicino. Andiamo a vederla. Parla dell'Inter. Eccola qua. Rigata la macchina di Mentana, c'è l'identificazione del vandalo. Ecco qua. E insomma, hai capito come funziona. Vabbè. Già. Ma mi va anche bene perché a fianco c'è Branco, Sagittario, più stress ma grandi risultati. È il tuo segno? È il mio segno, pensa il mio segno. Branco, neanche a farlo apposta. Che fortuna. Io penso che se ci fosse un produttore degno di questo nome, dopo questa vostra apparizione, performance da NDP, vi direbbe se anche non facciamo piloti, si però qualcosa insieme... Guarda, se mi metto di buzzo buono vi prometto che qualcosa organizzo io. Un'idea che avevamo avuto anche è quella di fare cose sui caratteri, che poi questo qua lui dice che è più cinema. A me piacerebbe per esempio fare due divorziati, tipo una strana coppia però più aperta. Bello. Il divorziato milanese, che è tutto preciso, sai, quello che vive in casa ma non avrebbe voluto divorziare. Cioè esce di casa, sistema le sue cose e a un certo punto l'amico di Roma che invece ha voluto divorziare e si è finalmente riliberato gli chiede un posto in casa sua. Ha già fatto tutto il film. E vivremmo insieme io e lui. Lui che devasta la mia tranquillità e io che tutte le cose messe al posto lui me le sposta. C'è questa cosa che tu rimetti una cosa a posto e uno la sposta. Quanto me danno a me? Te danno niente. Perché noi a Milano abbiamo una cosa, io l'ho fatto anche allo spettacolo, ma devo essere corretto. Siamo a Roma, ma devo essere corretto. I romani, per certi versi, noi gli si vuole bene a Milano, no? Perché a Roma noi si va tanto per lavoro, ma non ci vivrei. E invece è bello viverci. Perché anche quando qua è venuto fuori uno che si è inventato che voleva fare il Gran Premio a Roma, questa idea geniale, no? Che volevano disfare tutti i parioli con le macchine. E dice, ma che fa il Gran Premio? Ma te lo vedi? A Monza stanno già lavorando adesso per il prossimo. A Roma te lo vedi che fa? Quando si parte? Oh, se vediamo lì poi quando ci siamo tutti andiamo. No? Non è vero. Grazie a Enrico Bertolino, grazie a Max Tortora, bravissimi. Cassa, grazie, pubblicità. Grazie a voi.